Riccardo, come stai? Spiegami Bene, bene, ho recuperato finalmente da questo infortunio e sto abbastanza bene. che cosa hai avuto. Ho avuto una lesione muscolare contro il Benevento nella partita durante con il Benevento e niente, sono stato fermo un po' di settimane, poi ho voluto accelerare un po' i tempi e con la lentella sono entrato 20 minuti e ho sentito di nuovo fastidio, però adesso sto bene. Quindi sei pronto per la Provercelli? Sì, sono pronto e sono a disposizione. I tifosi ti aspettano. Ma fa piacere sapere che i tifosi comunque ci tengono a me e io spero di dare il mio contributo sin da subito e sono pronto e carico per la partita con la Provercelli qualora il mister dovesse avere bisogno di me. Ma che periodo è questo del Bari? Ah, è un periodo un po' così, lo dicono i risultati, abbiamo alternato un po' delle ottime prestazioni a delle prestazioni un po' deludenti come è stata quella di martedì. Dobbiamo trovare la continuità sia nel gioco che nei risultati, perché sicuramente giocando bene poi i risultati arriveranno. Quanto ti senti importante per questa squadra? Ma il giusto, diciamo, siamo tutti importanti e nessuno è indispensabile. I tifosi aspettano anche i gemelli del gol, te e De Luca. Sì, speriamo di diventare gemelli sin da subito dalla prossima partita, diciamo, perché da un po' che non facciamo gol, il gol manca entrambi, ma Peppe deve stare tranquillo perché è forte e ci darà una grossa mano. Dobbiamo lavorare questi giorni adesso che siamo in ritiro, dobbiamo stare zitti, correre, pedalare e fare quello che ci dice il mister. A Napoli c'è una parola che può riassumere questo momento del Bari. Ah no, non me ne viene nessuna adesso in mente. Sicuramente dobbiamo avere più cattiveria, quindi più cazzimma. Se dovessi segnare, la dedica a chi? Ma la dedica come sempre alla mia famiglia, alla mia ragazza e ai tifosi e ai miei compagni che comunque in questo periodo stanno soffrendo. Ti ritieni una persona sincera? Sì. Allora, se fossi un tifoso del Bari, che cosa diresti a questa squadra? Se Ma direi mettetecela tutta, svegliatevi. fossi il presidente del Bari? Sarei un po' arrabbiato. Però sei maniero, quindi sabato? Quindi sabato dobbiamo vincere.